con i saldi sono aumentate le vendite, com'è andato il lavoro? No, perché la gente, cioè, i consumi sono fermi, e il mercato gira molta gente anziana, i giovani comprano su internet, adesso vediamo con la primavera. Noi fortunatamente abbiamo il discorso di turismo che ci aiuta abbastanza. E lei non lo vede bene il futuro? Ma per adesso no, perché c'è anche la guerra, quindi la gente, poi vabbè, il caro bollette comunque è relativo, devono aumentare le pensioni e gli stipendi, e se non c'è il lavoro ti mangi quei soldi che hai messo via, e molti hanno i debiti con le banche e per questo non chiudono. Sono partiti bene i primi due weekend, come capita quasi sempre, contenti, però saremmo più contenti di vendere all'inizio stagione, quando il prezzo è più intero. Il primo marzo sono terminati i saldi, come sono andati? Hanno rispecchiato le previsioni? Assolutamente sì, hanno rispecchiato le previsioni. È chiaro che diciamo, i saldi non hanno più il peso che avevano una volta, però chiaramente rimangono un importante aiuto per l'economia innanzitutto. C'è stato un incremento del 10% rispetto all'anno scorso, con una spesa pro capite da 133 a 145 euro. Questo per noi è importante, perché fa capire la fiducia che di nuovo ha il consumatore verso i negozi fisici. Ci sono due aspetti fondamentali che vogliamo sottolineare: uno è che comunque andrebbero posticipati, e dall'altro sarebbe ora di far cominciare a pagare alle multinazionali del web, dell'online, le tasse che poi pagano invece tutte le piccole e medie imprese che fanno parte del nostro territorio. E venite spesso al mercato? Sì, sempre, tutti i sabati, da 20 anni e più. Quindi al mercato si compra meglio oppure ci sono sempre cose convenienti, diciamo? Allora, ci sono bancarelle e bancarelle. Noi ormai conosciamo le bancarelle dove andare, dove ci sono le cose belline da acquistare. Beh, va bene, dai. Una famiglia con tre figli, con 1200 euro di gas e 600 di luce, è difficile, è molto difficile. Si compra proprio il necessario, perché tanto qualcosa serve. Quest'anno non ho fatto grossi acquisti. La colpa è anche del caro bollette? Ma anche, però forse non ce n'era neanche una grossa necessità nella mia famiglia, e quindi non ho... E non ha acquistato nulla in particolare? Nulla in particolare. Dovete per svagarmi un po', ma non posso perché io non lavoro, ho un figlio che lavora da solo, quindi non riesco. Le bollette sono molto care, non compro perché, cioè, la vita è diventata impossibile. No, compro quanto mi serve, quanto ho proprio bisogno, se no non compro, perché già i prezzi sono andati molto alle stelle. Caro bollette? Caro bollette, anche quello. Poi c'è il mutuo, poi c'è la spesa, ci sono i figli, non si riesce, allora facciamo meno di fare quello, facciamo meno per noi e per dare ai figli, tanto o così, niente. Ha fatto degli acquisti convenienti? Sì, sempre, ogni anno aspetto i saldi. Ma il caro bollette ha inciso nei suoi acquisti oppure no? Beh, abbastanza, dai, diciamo di sì, perché comunque sono aumentate, quindi è rimasto un po' di meno da spendere. Ho acquistato un tagliere, un cappottino verde, diverse cosine. Approfittiamo dei saldi per avere qualche capo in più. Qualche cosa al mercato invece lo acquista solitamente? Ma sì, se trovo qualcosa di carino, sì.